Io a Parigi? Ma volete che ve la racconto o non vi interessa? Sì, non sì, vi interessa, c'è. Dai, sigla, sigla. Chi se ne frega, chi se ne frega. Ora fioriranno gli aneddoti. Non me ne sono mai accorto che era lui. Poi andando via si è messo il casco per andare via in moto. Ho detto, ah, chi è? Casco d'oro. Niente, sta ragazza con cui ma diciamo scusa, stavo. Ma l'aneddoto sui Daft Punk? Sì. Eh? Ah, è l'aneddoto sui Daft Punk? Sì, sì. Vuoi la base? Oh, accidenti. Mica subito mi voleva un cocktail. Quindi andate a cena. Ok, niente, no, aspetta, vado a no. Parigi. Okay, quindi poi dopo io torno in Italia, lei torna a Parigi, io vado a trovarla a Parigi. Io frequentavo anche Parigi. Ma questa... questa ragazza con cui stavo okay. Tantissimi anni fa, cioè almeno 12 o 13, anche di più. Mm. E a un certo punto mi ci usciamo a cena, ci sono dei miei amici. Lei era una tutta che aveva sempre gente famosa, cioè era comunque una dentro. Perché faceva la costumista per il cinema. Ah, cavolo. Quindi lei è pure sfighissima, tra l'altro sempre vestita bene. Ma mi interessa sta cosa. No, sì, zero, dove zero. Stai andando a fare? Vabbè, dai, facciamo veloce. No, la costumista. Andiamo a cena, perché a cena c'era. Brother sotto. C'era la sua amica che era Elodie Boucher, non so come si pronuncia Boucher, in francese. Boucher. Elodie Boucher, che è quell'attrice che ha fatto il film La vita sognata dagli angeli. Un film tristissimo, sui suicidi, robe così. E niente, quella lì era la moglie, non lo sapevo. Era la moglie del Daft Punk, quindi davanti ma a me. Il Daft Punk c'era? Sì, col baffetto. Il Daft Punk, il singolo, era lì col baffetto seduto, ma nessuno li aveva mai visti i Daft Punk, forse anche adesso, molti non lo sanno. Comunque lui c'era il baffetto. Era un francese di quelli che ti sta sul cazzo. Sì. E cosa gli hai detto? No, niente, abbiamo fatto la cena, double couple, doppia coppia. Ciao, io sono. E poi? Fai conto che io sono italiano, quindi per loro sono già un essere inferiore, no? Però io la cena me la sono agitata bene. Tutte le cose. Hai fatto il brillante. Ho fatto il brillante, solite cose. E poi a un certo punto, quando è andata via, lei mi ha detto. Ah, lo sai. Io ho detto, ma lei è l'attrice, ho visto io il film con lei. Mi ha detto, sì, sì. Complimenti. Ma quello famoso è lui. Gli ho detto, ah, non l'ho mai visto. No, lui è un Daft Punk. Sì, sono bravi tutti, anch'io. Sono anch'io da punk. Però posso dirvi, ragazzi, non li abbia nessuno li ha visti. Per cui potete andare in ufficio oggi e dire: oh, spero non ti sia rimasto male che ho lasciato il mio amico.